Scampia, esempio naturalmente di disagio sociale, ma la rinascita può passare proprio attraverso l'attività di tanti giovani volenterosi. La rubrica Costume e Società, firmata da Veronica Bencivenga. Scampia 1989, Scampia 1993, Scampia 2011. Lungo questi ampi stradoni intersecati da mille vicoli, i residenti attendono che il piano di riqualificazione venga portato a termine. Qui a Scampia, una delle periferie più degradate al mondo, zona di spaccio internazionale in cui i giovani sono costretti a vivere nella miseria, c'è una gran voglia di rinascita, c'è chi nell'ombra lavora per creare spazi di aggregazione, per avere un'opportunità. Lungo queste aree abitate da opere di edilizia pubblica classificate come mostre, le cosiddette vele, che da troppo tempo devono essere abbattute perché considerate invivibili, c'è chi non si scoraggia. È il caso dell'associazione Pensare Fare, formata da circa 10 giovani del territorio che hanno puntato sull'arte come mezzo di comunicazione e rinascita sociale. Attraverso cortometraggi e filmati lanciano messaggi alla città, alla gente, attraverso la creatività sostengono il desiderio di cambiamento. Noi abbiamo lavorato con diversi giovani che comunque si sono avvicinati a questa forma d'arte, diciamo tra virgolette, che sarebbe il cinema. Il cinema che proponiamo noi è un cinema a costo zero, quindi un cinema con la C minuscola sicuramente, però comunque il linguaggio è quello, e quindi parecchi giovani, anche fra virgolette disagiati, si sono avvicinati a noi, al cinema, lavorando con noi, lavorando anche bene. Devo dire che abbiamo avuto anche dei risultati positivi, credo. Here on fucking heroin and cocaine. This is the real old school shit here, you know what I'm saying? Now let's get back to our late second bird fucking project. Hey yo, who let the junk get in here? Hey yo man, don't touch that shit. Don't do that. Fuck. Worst Projects, diciamo che parla del degrado, ma è visto tutto in chiave ironica. Noi prendiamo un po' in giro questa cultura dell'ignoranza. Aiuto, Martina. Io gente come te, Cartina, c'è tu. Come me, come, scusa. I nero come te. Napolitano, girato totalmente al centro storico, con ragazzi del centro. Parla del razzismo, che diciamo a Napoli viene preso quasi tante volte sotto gamba. Se avete voluto fare un corto proprio su questo aspetto sociale, perché la forma di razzismo secondo te è sentita molto in città, a Napoli? Diciamo c'è, ma non viene colta al punto giusto. Tutti quanti la prendono sotto gamba, oppure ci girano attorno, oppure non la vogliono vedere, ma c'è. È quello che ha voluto far vedere, diciamo, la Pensare Fare. Pensare Fare lavora in stretta collaborazione con Radio Ska, la radio di Scampia trasmessa via web, un incubatore di imprese al femminile nato con la legge 266, una radio senza censure attraverso cui si ascolta la musica, ma si dà anche voce ai progetti del territorio e a coloro che credono che la rinascita è possibile. Danno voce alle associazioni no profit, alla gente di Scampia, che non è solo camorra e delinquenza. E ancora ai vertici della classifica FIMI, ce l'andiamo ad ascoltare insieme a un po' di pubblicità. Come è andata? Adesso c'è lo stacco, qualche secondo di pausa. Sì, si entra ed esce dalla diretta, però devo dire con grande piacere. Sono state soddisfazioni magari che hai avuto qui facendo radio e comunque anche il fatto che si trovi in questo territorio, a Scampia, magari delle risposte da parte della gente positive. Come la prende la gente qua al posto? Qui siamo nel Don Juanella, spesso succede che magari ci chiamano perché dicono dateci voi voce, no? Dateci voi forza, perché sapete come affrontare determinate situazioni, anche con la ragione, no? L'idea è venuta proprio per combattere quel luogo comune, no? Perché magari si dice questo posto come Scampia, per dire adesso c'è degrado. Penso che ci sono i posti ovviamente da recuperare di Scampia, io sono la prima che mi metto davanti, però ci sono anche situazioni positive, la gente di Scampia deve anche riuscire a scoprirle, non può pensare che sia tutto nel degrado, che sia tutto cattivo, che la gente sia sempre brutta.